deferente non formale, ma veramente fortemente avvertito, intanto alla nostra anziana, al padrone di casa che oggi ci ospita, ai parenti, alla signora Carmelina, ai figli, Angelo e Marisa, con Angela e Piero, e soprattutto agli amici di Carolino, agli amici dell'associazione Uffici e Solidarietà, che hanno inteso oggi onorare la figura del maresciallo bianco, che ho avuto il piacere di conoscere e il vanto soprattutto di essere stato suo fraterno amico. Ringrazio Stefano per avermi dato questa possibilità di dire qualcosa sugli angeli, e se il gruppo che riprende la gola si scioglierà e se riuscirò a vincere la forte emozione che mi procura il ricordo di questa straordinaria persona, penso di assolvere al compito affidatomi di ricordare una persona di grande spessore umano, come diceva la dottoressa. Non un eroe, non un superuomo, ma una persona normale. La sua grandezza è proprio in questa normalità di persona che ispirava la propria condotta a ideali oggi fortemente avvertiti della società, perché sono in crisi. C'è una desertificazione non soltanto della politica, ma anche della vita civile, professionale e sociale, e quindi è un periodo in cui c'è penuria di maestri, c'è penuria di profeti. Allora queste persone, il ricordo di queste persone veramente ci aiuta tantissimo. E io ritengo che questa piccola semplice manifestazione sia veramente un monumento, un piccolo monumento alla cultura del ricordo, alla cultura del non dimenticare. E siamo veramente grati a voi. Io Angelo Bianco, qualche aneddoto, qualche fatto, scusate la digressione anche di natura personale, ho avuto il piacere di conoscere Angelo il 1 settembre del 1973, quindi sono passati 43 anni. È una data importante per me, voi perché ho conosciuto Angelo, ma voi perché quel giorno mi sposavo una ragazza di Carolino, Isa Cavallo, e per la verità ero giovane amministratore, da un anno, dal novembre del 72, ero amministratore di questa comunità, sono passati tanti anni, è il momento di ritirarmi, ha ragione l'assessore. Ma io prima o poi, credo, al prossimo consiglio, sono ancora capogruppo consigliare, dopo 50 anni annuncerò che questa consigliatura veramente la considero l'ultima, quindi credo che... Stavo dicendo che forse qualcuno con i capelli bianchi, Michele Malvaro, ricorderà Raffaele Nutti, funzionario comunale di lungo corso, che era una bella, un personale, un grande spessore anche culturale, ed era il corrispondente della Gazzetta del Mezzogiorno e del Tempo, il Tempo. A mia insaputa, d'accordo con il segretario comunale, in occasione del mio matrimonio penso di farmi un regalo, cioè la comunicazione di questo matrimonio, l'annuncio del matrimonio sui due quotidiani. La Gazzetta del Mezzogiorno. Sì, conservo rigorosamente. Sulla Gazzetta, un annuncio semplicissimo, il dottor Marco Sportelli, giovane amministratore del Comune di San Michele, nella chiesa, si chiama San Ismaele del Capo, in Italia. Quindi come la nostra. Sì, come la nostra. Sì, come la nostra. Isabella Cavallo, il maresciallo, le sedie, era un attento lettore, e la tua mamma diceva, ti sa che viene a sposarsi, già il primo, credo che si sia informato anche di fosse la sposa, sicuramente, siccome la figlia del dottor Cavallo, ma mio suocero, il dottor Cavallo Radiolo, era morto da parecchio tempo, quindi si pensò che fosse la figlia di Zio Torino Cavallo, è stato fatto dal maresciallo Bianco, io mi devo sposare alle 6 e un quarto, ben chiesa. Io non lo conosco.
scemo, ma lui in divisa si presenta su lei che fa questo sportivo, non ci sappiamo. È vero che non conoscevo lui, ma io e lei sono amico intimi, la sua sorella Laura, di fronte a casa, io sono cresciuto con la sorella, l'altra sorella, la mamma del dottor Pastore Benedetto, e i due fratelli, le altre, amico intimo di famiglia Mangio, che era stato sempre fuori, non avevo avuto la possibilità di conoscere. Fu un incontro che mi disse, che mi commosse tanto, e in quell'occasione mi disse: guardi, da questo momento saremo in due ad avere l'ingrato compito di tenere alto il nome di San Michele in caro mio. E mi disse: va bene, una città aperta al dialogo e all'accoglienza, però rigorosa e inflessibile, e anche città amica di mestieri, però rigorosa e inflessibile con le persone che non meritano né stima né affetto. Quindi un concetto di una profondità, di una vita, ma dette da Angelo con parole semplici, perché poi Angelo aveva da dire: io non sono un uomo di cultura, non ho fatto lo studio, non sono andato all'università, ma la sua era una cultura popolare ben strutturata proprio dentro, nei sentimenti, e quindi mi consegnava questa raccomandazione, no? Ad essere degno rappresentante di San Michele in una terra, nella terra che ci ospitava, appunto. Devo dire, il secondo appuntamento che mi piace sottolineare, che mi ha veramente dato il segno di questa personalità che poi il triste destino ci ha deprivato del suo sorriso, della sua gentilezza, anche della sua sottile ironia, anche della capacità di autoironia, della sua anche capacità di critica pungente, di cui si serviva anche per caratterizzare personaggi, amici, conoscenti. Beh, secondo aneddoto, fu felicissimo uno dei miei amici, più felici, quando io diventai sindaco di questa città. Siamo arrivati al 90, inutile dire che dal 73 al 90 ho avuto una frequentazione assidua. Era venuto a prendere il caffè alla mattina, gli arrivava prima, mi aspettava, lo facevamo a tutto, perché gli arrivava dopo, doveva pagare, e allora io aspettavo che arrivasse lui per essere io a pagare, perché Angelo voleva pagare sempre lui. Quindi il caffè da Pizza Balla, Santa Sabina, era venuto. Angelo fu felicissimo che io sono diventato sindaco. Lo invitai a un giuramento, allora lasciamo si giurare in prefettura, nelle mani del prefetto, testimone importantissimo, l'onorevole Formiga, poi in maniera di parte, l'onorevole Lattanzio, perché allora si usava così, era un governo di coalizione, sindaci, e quindi al giuramento doveva esserci un rappresentante di uno e dell'altro partito. Io invitai Angelo. Mi aveva assicurato che doveva venire, poi un impegno improvviso e urgente lo trattenne a Carolina, non venne, però ci vedevo il pomeriggio e mi disse delle cose che mi hanno profondamente segnato, a parte la gioia, mi manifestò tutto il suo apprezzamento e la sua gioia per questo mio incarico, però mi disse: Marco, sono tempi difficili, mi raccomando, perché al di là quasi la sua era una visione profetica, mi disse dagli uomini impegnati nelle istituzioni, noi un po' da tutti quanti, anche le persone impegnate nelle professioni, nel volontariato, nell'associazionismo, cioè tutti quanti sono chiamati a dare testimonianza della propria volontà nella costruzione del bene comune, però gli amministratori pubblici, mi disse Angelo, hanno un ruolo molto molto importante, perché al di là di una politica autoreferenziale c'è il servizio che voi dovete rendere.
unità delle persone che si rivolgeranno a voi, a te in particolare, no? Certe volte con rabbia, certe volte con disperazione, ma sappi che talvolta, spesse volte, si rivolgono a noi unici anche con fiducia e con speranza. Mi raccomando, tu sappia interpretare questa speranza e questa fiducia dei tuoi concittadini e degli elettori. Vedete, sono le cose, io di Angelo, queste sono le cose che mi ricordo, il suo tratto gentile, cordiale, diceva la dottoressa l'assessore, a volte dava l'impressione di essere arrogante, supponente, poi meglio ruolo, di austero, ma niente di più sbagliato. Ad avvicinarlo, ti rendevi conto che dietro questa scorza dura si celava una sensibilità umana veramente straordinaria, un lascito enorme. Quale? L'invito all'adesione agli ideali più nobili, la solidarietà, l'amicizia, la pace, l'amore. Queste sono le cose che Angelo aveva a cuore. E a questi principi, a questi ideali, invitava tutte le persone che lui sentava e che sapeva dalle quali essere ricambiato come stile. E mi avvio rapidamente alla conclusione, perché ma io la prego, quindi sicuramente bisogna fare nostra l'affermazione di Santo Agostino, che era, sapete, fermato, e ebbe a dire poco prima di morire, sentite, io non ci credo al paradiso, però se dovesse esistere, io un posto banco non sono meritato sopra. Voglio ricordare anche, forse alla dottoressa Lutero, quando nel 2006, in occasione della ricorrenza del 60° anniversario della Costituzione italiana, tenni un convegno nella sala della provincia di Bari, di cui io ero presidente, invitai il presidente emerito della Repubblica, Scalfa, il quale aveva fatto un convegno sugli ideali e i valori della Costituzione. Lui concluse in maniera semplicissima, disse, sentite, io quando ero piccolo, mi dicevano sempre, io volevo testimoniare questi valori della Costituzione, della legalità, dell'onestà, li devo testimoniare sempre. Spesse volte ho chiesto, ma dove li devo testimoniare? A casa, a scuola, in ufficio, per strada, spazzando le strade, vendendo i giornali. E ho chiesto dove? E mi fu risposto, ovunque. Poi ho chiesto anche, e quando bisogna testimoniare? Mi fu risposto, sempre. Ovunque e sempre. Credo che l'insegnamento di Angelo non si discosti da questo insegnamento di Scalfa. Grazie. Grazie.